nuovo, adesso si chiama Smash It Up. Io lo sapevo, era la zona del Smash. Questo lo vogliamo dedicare. Ok, certo. Stop, stai parlando di quella che ti sto mezzo. Allora, questo lo dedico a Giovanni De Cicco, e lo faccio sempre, e lo farò sempre, il nostro ex bassista che adesso è in Spagna. In questo istante non ci può sentire perché la trasmissione non va in streaming, ma ci sentirà. E a Livio Cavisa, che da Gorizia, dalla lontanissima Gorizia, è riuscito ad arrivare fino a qua, da Caporetto, bravo, la ritirata, ok. Ok, il pezzo che facciamo adesso si chiama Smash It Up with Paolo, cioè il batterista, perché ogni uno di noi si chiama Paolo, è un casino, esatto. Ti prego, non velocissima, grazie. Ditemi quando arriva, ma sono sicuro che lo riconoscerete. Sempre lui! Che bella gnocca! Guarda qua, dedicato! Beh no, si dice un cazzo, dai. Voi bambini non ascoltate quello che dice papà, eh? Caldo la testa, poi. She doesn't speak the language. She doesn't understand what I say. Yeah, yeah. I need to find this illusion. Find something I know. I feel like losing my attention. Looking to the light. I'm gonna say goodbye. I'm not a man, I'm not a man, I'm not a man.
tutti, ciao ragazzi. Senti, così al volo, dunque il tuo soprannome per me era Orazio, però in realtà so che tu non lo ami molto. cosa ci fai nei Kickstar? I Kickstar sostituisco Del Rosso, che purtroppo ormai vive a Monfalcon, no, anzi dove vive? A Muggia. Dove vive? A Muggia, fa l'informatica. Ah, ho capito. Però sembra che tu abbia sempre suonato in questi Kickstar. I Kickstar sono un vecchio amore, Pilot fa sempre una musica splendida, io non posso non resistere al richiamo. Vieni qua che ci mettiamo sotto la luce, se no... Ecco, senti una cosa, dunque, ma la formazione originale sarebbe compresa da Pilot, no? Sì, Pilot è prima Paolo Parigi, ma c'è stato anche Plastic, tra i batteristi c'è stato Andriolo, ci sono stati diversi batteristi, anche bassisti. Il grande Cicco, che purtroppo deve andare a filmare per il mondo con la telecamera, e io ho fatto parte dei Kickstar all'inizio, poi sono uscito e poi è arrivato Del Rosso. Comunque è una band bellissima con cui suonare, facciamo pochi concerti purtroppo. Ho sentito che c'è un'influenza possibile, o sono le mie orecchie, che da anni 70, no? Che è prossimo sessantenne, che mi inganna, ma c'è un'influenza degli U anche in certi passaggi musicali? Moltissimo, perché il nome tutelare sono i Gem i Gem, diciamo, hanno preso a sua volta una cosa più transitiva, sì. Niente, tu pensi di continuare a suonare anche i Kickstar o hai cose tue? Io sono ancora con i Kickstar, farò anche le mie cose, ma ho bisogno di questa adrenalina sul palco che solo i Kickstar riescono a darmi. Bene, ok, un gambo allora. Vado a pisciare. Tu come sei finita nei Kickstar? Perché cercavano una cantante, ma così, ma ci avete Così si fa l'intervista. Okay.